Venerdì 4 marzo. Marco 13, 28, 31. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità, io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Quante volte nei Vangeli troviamo nominata la pianta di fico? Come mai? Nel nostro immaginario siamo abituati a pensare al frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, di cui mangiarono Adamo ed Eva, come a una mela. Ma si tratta solo di una cattiva traduzione. In realtà il testo di Genesi non dice di quale frutto si tratti. La tradizione ebraica ha ipotizzato quattro tipi di pianta. Il primo è proprio il fico. Così lo rappresenta anche Michelangelo nel suo affresco Peccato originale e cacciata dal paradiso terrestre nella Cappella Sistina. In effetti, se la prima coppia si coprì, come è scritto, con le foglie di fico, è possibile che sia stato questo l'albero di cui mangiarono il frutto proibito. Una seconda ipotesi riguarda la vite. Terza ipotesi, il grano, che pianta non è, ma che secondo un midrash cresceva sull'albero in forma di pagnotte. E infine l'ipotesi del cedro. Ora, i maestri del Talmud hanno preso le quattro consonanti della parola pardes, che significa paradiso, per spiegare come ci siano quattro possibili letture delle scritture. La P di Peshat, semplicità e senso letterale, la R di Remez, l'intuizione, la D di Derash, insegnamento, e la S di Sod, il segreto, la visione mistica, che si rifà alla Kabbalah. Questi quattro modi interpretativi si possono applicare a ogni versetto biblico. Se li applichiamo ai frutti, abbiamo per la vite l'interpretazione più semplice. Del vino si può fare un uso positivo o negativo. Quindi il frutto della conoscenza del bene e del male è la vite, perché decidi tu cosa farne. Al secondo livello troviamo il fico, perché è il frutto che ha portato rovina con la perdita dell'innocenza, ma è anche un frutto per la redenzione. Mangiando il fico, Adamo ed Eva hanno perso l'innocenza, ma con le foglie di fico hanno rimediato. E c'è questa intuizione che la causa del male può essere l'inizio del bene. A un terzo livello, il grano. Dal grano si ottiene quella pappetta che viene data ai bambini durante lo svezzamento, quando cioè diventano capaci di parlare e dunque di intendere e di volere, di distinguere il bene dal male. E poi l'interpretazione più segreta, mistica, vede il cedro che assomma tutte le qualità, ha un buon profumo e un buon sapore, è simbolo dell'uomo che ha capacità etiche e intellettuali. Se ignoriamo questa lettura ebraica stratificata, rischiamo di non comprendere veramente quello che Gesù ci dice nei Vangeli. Forse nel brano che abbiamo letto Gesù nomina il fico per riportarci al momento iniziale della Genesi, per parlare di una nuova creazione. Il cielo e la terra passeranno, il figlio dell'uomo è vicino, è alle porte.